vivevano come le vecchie orde barbariche, ogni comandante, ogni capitano aveva il suo reparto, e quindi passava, poi se ne vedevano altri, poi un'altra ancora. I guai cominciano già a San Germano, a Cassino, dove l'incendio del monastero di Passarono qua. Montecassino, passando proprio sulla Consolare, su quella che oggi è la via Casilina, insomma. Arrivano a Cassino, distruggono il monastero, lo bruciano, distruggono l'archivio, depredano quadri, tutti gli oggetti di valori, con le vecchie, con le preziose pergamene, ci incartano i salami, il baccalà si portano in Francia, fanno delle processioni blasfeme all'interno della Basilica Benedettina con un asino vestito con i paramenti sacri, mentre un francese suona l'inno della Marsigliese. Ecco, fanno di queste cose qui, trasformano la chiesa in stalli di cavalli, a Cassino ammazzano 200 persone in piazza, più, tra cui anche un paio di sacerdoti di Santa Vita, perché il clero era il loro obiettivo principale, e continuano questa marcia. E quindi poi devastano Roccasecca, devastano Piedimonte, devastano Aquino, arrivano ad Arce, a Rocca d'Arce. Ad Arce ci sono dei particolari, infatti, di cui vi voglio parlare brevemente. Arrivati ad Arce, che pare siamo nell'aprile del 1799, uccidono una trentina di persone. Uccidono una trentina di persone, tra cui due. Il primo si chiama Filippo Vannucci, e queste sono notizie che noi abbiamo recuperato andando a spulciare un po' dei libri mortuorum delle chiese, per cui erano i sacerdoti che annotavano con minuziosità, certosina, quello che accadeva. Uno di questi morti, 30 di anni, dei 30 di anni, si chiamava Filippo Vannucci, ed aveva un'unica particolarità, che aveva 90 anni. Uccide un vecchio di 90 anni. Ma il secondo è ancora peggiore, perché uccidono un bimbo di pochi mesi, di cui il sacerdote non conosceva anche il nome. Ma perché forse il nome non l'aveva, perché non era stato ancora battezzato, non è che si battezzava subito, come si fa, ma si faceva passare un po' di tempo. E il sacerdote dice: hanno ucciso i francesi, sono venuti e hanno ucciso il figlio di Luigi Cervini. E fin qui, un bambino di pochi mesi, va bene, però la cosa più raccapricciante è quello che viene dopo la descrizione. E il sacerdote dice: l'hanno ucciso mentre si trovava ad Ubera Matris, cioè si mette la mamma, lo stava allattando, arriva di francese e lo ammazza. Allora io vorrei chiedere a questi propugnatori del valore repubblicano, della Repubblica Napoletana, ma quale insidia poteva costituire un vecchio di 90 anni e un bambino di pochi mesi che non aveva ancora il nome, non era stato ancora il nome, ma c'è di peggio, signori miei, perché poi devastano Fontanarii e poi arrivano a Isola Liri. Ai suoi liri, signori miei, succede quello che Claudio Santarelli ha fatto vedere in quel filmato della chiesa. Scusa, non è, quel filmato l'ha mondato Raimondo, è opera sua. Agli suoi liri, il comandante di questo plotone era il generale Patrenne, lo stavamo dicendo prima. Perché era stato fatto il generale Patrenne? Perché si era distinto agli eccidi alla bandiera. Quindi più gente ammazzati e più medaglie gli appuntavi sul paese. Vatrenda era stato nominato generale perché già si era distinto in bandiera. E adesso oggi gli fa esattamente la stessa cosa. Entra nella chiesa di San Lorenzo, vicino alle Cascate, dove ogni anno, grazie all'Associazione Identitaria Altoteri di Lavoro, facciamo questa commovente rievocazione di quel giorno, il giorno di Pentecoste, 12 maggio 1799, e ammazza 350 persone. E ingenuamente avevano cercato di trovare rifugio, avevano creduto di trovare rifugio nella chiesa. 350 persone. Non è finito qui. Perché andando a spulciare i libri mortuorum, ne abbiamo ritrovati 537 che muoiono il 12 maggio. Voi avete presente i libri mortuorum? Stiamo parlando del libro del 1799 con la copertina in carta pecora. Ci sono centinaia di fogli. È impressionante vedere tutto quell'elenco con tanto di nome e cognome fino ad arrivare ai 537. Quanti siamo qua dentro? La cinquantina. Isola faceva 1200-1300. Immaginate 10 volte di più quelli che stiamo qua dentro. Furono ammazzati in un giorno. I cronisti dell'epoca dicono che le acque del fiume Liri diventarono rosse per troppo sangue che era stato versato dai francesi. Ma non finisce qui, purtroppo.
perché il giorno successivo, sempre ritirandosi, le truppe francesi arrivano a Casamari. Arrivano a Casamari e qui uccidono altri sei monaci di santa vita. E perché uccidono sei monaci? Perché vengono nell'abbazia, cominciano a menare fendenti, si ubriacano, vanno in cerca dell'epissi, del ciborio, spargono le sacre particole per terra, le calpestano con i piedi, come abbiamo visto lì nel filmato. Questi monaci tendono disperatamente di riprendere queste particole e di conservarle, vengono ammazzate a sciambolate sei persone di santa vita. Se voi andate a casa mia e andate, entrate nell'abbazia, sulla sinistra, no, sulla destra, entrando, c'è un altare di bianco, di marmo bianco, dove ci sono ricordati i sacrifici di questi sei martiri monaci. Di cui quattro sfuggiti. Di cui quattro erano francesi, nazionalità francesi, che si erano trasferiti alla Vandea quando cominciarono le persecuzioni contro i cattolici. Questi sei monaci, è stato cominciato già da tempo un processo di canonizzazione. Siamo nell'ultimo stadio, quindi prima o poi avremo altri sei santi, che sono proprio questi martiri di Casamare. Andando avanti, aggiungo la Corrino, che è una frazione di Monte San Giovanni di Campano, e uccidono una donna, si chiamava Maria Pede, 70 anni, e la bruciano viva in piazza. Quello che succede all'interno, signori miei, succede anche nella zona litorale. Perché i francesi si ritirano verso Roma, sia passato sulla Consolare, quella che è la via Casilina, sia sull'Appia, e quindi lì si rendono responsabili di massacri a Castelforte, a Traetto, notte di Pasqua. 350 uomini, Gallo Polacco e Gerardo Dombrowski uccidono 350 uomini il giorno di Pasqua. Quindi quello che è fatto all'interno, fatto anche all'esterno. Allora, la domanda è, e la affido alla vostra riflessione e mi avvio alla conclusione. È vero, forse il re Borbone ha avuto la mano pesante nel mandare a morte in maniera tutto irreprensibile dal punto di vista giuridico, tengo a precisare, quelle 99 con quelle 120 persone, perché il numero oscilla tra le 99 e le 120. Sicuramente si poteva usare la mano più leggera, sicuramente si poteva adottare, come avrebbe fatto il cardinale Ruffo, una soluzione meno traumatica. Ma chi è che si ricorda di tutte queste decine di migliaia di Lazzari che sono caduti difendendo l'acqua? Ma chi è che ricorda Filippo Martucci e Luigi Cervini? Chi è che ricorda i 350 che sono stati ammazzati a Traetto? Chi è che ricorda i 537 che sono stati ammazzati ai Soaviri? Chi è che ricorda i martiri di Santa Vita del Casamai? Chi è che ricorda Maria Pede? Signori miei, la risposta è nessuno, perché questa è povera gente che non aveva niente a che vedere con la grande storia e che è andata incontro al proprio destino nefasto, purtroppo, in maniera involontaria. Sapete come sta scritto sui libri World War, ricorre spesso, che questi venivano ammazzati quando stavano in campagna attendendo ai lavori campestri, da queste belve, come gli chiamano i sacerdoti. Allora, cerchiamo di rimettere la barra del tipo della vita. La Repubblica Napoletana non ha lasciato grandi strascichi, grandi risultati tangibili. Ha lasciato una scia immane di sangue, questo sì, soprattutto nella nostra terra, nell'alta terra di lavoro. Io vi invito, e con questo concludo, a partecipare, se è possibile, alla commemorazione che noi facciamo ogni anno ai soldi, intorno al 12 più o meno, e a parlare con Monsignor Alfredo Di Stefano, che è quel sacerdote che avete visto lì in Bortolano, e vi rendete conto di come si può cambiare opinione su qualche fenomeno avendo però i dati di fatto alla mano. E signori miei, la cosa è certa. La storia, io dico sempre, non si fa con le chiacchiere, si fa con le carte. E quando le carte dimostrano tangibilmente, senza pecca, che sono stati compiuti dei misfatti, li avesse fatto anche quello che oggi è considerato l'eroe nazionale, ma dobbiamo dirlo, abbiamo il dovere di farlo. L'associazione identitaria Alta Terra di Lavoro, assieme all'Istituto di Ricerca Storica del Sicilia e tante altre solavizi meritori,
non vogliono stravolgere niente, non vogliono, non siamo nostalgici, ha detto già Claudio, non rivogliamo la monarchia al posto della Repubblica, noi siamo in una Repubblica italiana, ci troviamo bene o male, negli ultimi tempi non tanto bene, ma ormai ci dobbiamo stare, ce la dobbiamo mantenere. Però questo non significa che le pagine storte, che le pagine brutte della nostra storia debbano essere occultate, debbano essere, come dire, travisate. Ecco, questo non lo faremo mai. State sicuri, signori miei, che noi non lo faremo mai, anche a costo di andare controcorrente. Però questa è la nostra, Claudio dice, la nostra missione, dove fare la parola grossa. Però facciamo passare pure questo termine. E quindi noi siamo qui per questo. A volte possiamo avere anche un pubblico che non corrisponde, che contesta. Noi siamo liberi, siamo assolutamente disposti ad avere un confronto anche franco su questi temi, però non ritroceremo di un millimetro e andremo avanti per la nostra strada, sperando di aver incontrato anche la vostra approvazione. Grazie.